ospite. Beh, voi dovete sapere, intanto un applauso a Daniele del gruppo Lo Sai. Loro si occupano, benvenuto Daniele. Grazie. Benvenuto. Loro si occupano di, voi non siete una diciamo un partito, associazione, voi siete un gruppo e diciamo vi occupate di controinformazione, cioè tutte quelle notizie che vuoi o non vuoi non passano in televisione, giornali, per i media. Vogliamo spiegare in due parole di cosa vi occupate ancora meglio? Sì, esattamente, appunto, come hai appena detto, non siamo un'associazione, un partito, siamo un gruppo di cittadini di tutta Italia che semplicemente si sono un po' scocciati della propaganda che passano i mass media, sia in televisione che sui giornali. In realtà l'informazione dovrebbe essere qualcos'altro, non dovrebbe essere pilotata dagli interessi economici e politici che invece stanno diciamo in alto, ai vertici, esatto. Quindi ringraziamo l'Eco Festival, gli organizzatori, perché ci hanno dato la possibilità di svolgere 3 giornate di conferenze, dalla mattina al pomeriggio. Oggi è stata l'ultima giornata di conferenze, anche oggi è stata una giornata pienissima. Abbiamo parlato di vari argomenti, abbiamo parlato di signoraggio bancario e moneta debito, perché il debito pubblico è una truffa, in realtà la moneta dovrebbe essere messa a credito. Per qualsiasi informazione potete andare sulla pagina Facebook di Lo Sai, basta cercare Lo Sai. Abbiamo parlato anche di 11 settembre, perché oggi è 11 settembre e 10 anni fa c'è stato quel grave attentato alle Torri Gemelle. Anche lì quello che ci hanno raccontato non è esattamente quello che è successo, c'è molto dietro che non viene detto, vi invitiamo ad informarvi. E poi abbiamo parlato di tanti altri argomenti. Oggi abbiamo avuto l'onore di avere un ospite molto importante, perché noi cerchiamo di fare cultura, ma l'ospite che abbiamo avuto oggi è sceso molto più nel concreto, perché è un pubblico ministero della Procura di Roma che, diciamo, casualmente si è imbattuto in questi poteri forti, questi poteri che stanno sopra la politica, questi poteri che fanno parte di una massoneria deviata, un potere occulto che decide quello che noi dobbiamo fare, ci schiavizza. È un potere che passa inosservato proprio perché i media lo nascondono. Allora invito il magistrato Paolo Ferraro. E quello che vi dirò è molto semplice e vi prego tutti di ascoltare. La musica da sempre non veicola la politica, veicola valori, idee, sentimenti e spesso anche testimonianze, anche quando sono un po' politiche, sono storiche, sono testimonianze che rimangono come sensazione e sentimento. Bene, non è più vero, perché oggi la musica che testimonia cuore, sentimento, valori, la persona umana fa politica, perché quello che sta accadendo in parte in modo non visibile è ridurre uomini, persone, impoverendoli a meri oggetti e mero corpo. Signori, noi stiamo scoprendo un mondo parallelo e nascosto, vi invitiamo ad essere quello che siete, belli, veri, corpo, cuore, sentimento e anima, e capire quello che sta succedendo. Basterà leggere un po' Lo Sai, leggerete anche altre cose, sappiate che c'è chi combatte perché difende i valori, non solo della Costituzione, ma i valori che ho qui davanti a voi. Buon lavoro, sentite la musica, vivete e predicate il valore della vostra persona contro chi vuole asservire. Grazie a tutti. Grazie, veramente, giustissimo, vero, vero, informatevi, informiamoci, studiamo, è vero, veramente, quanto possano essere molto più incisive, quanto, immagino, no? Un popolo ignorante quanto possa essere più controllabile, no? Un popolo invece ragionante e pensante. Bene, a questo punto è arrivato il momento, prego. Di dire una cosa abbastanza importante. Etruria Eco Festival ha vinto un grosso, importante premio, ovvero, Chiara?
ovvero il miglior festival nazionale dell'anno dal MEI, del meeting dell'etichetta indipendente. E facciamolo un applauso dal 2007, chi poteva mai pensare che l'Etrurico Festival arrivasse a tanto, a vincere, ad aggiudicarsi il premio miglior festival. Oh, ma voi applaudite laggiù però, applaudite, siete lì in piccionaia vicino a Daniele del tree climbing. Bene, bene.